Bambini, questo era il mio amico Balù. Cosa? Il tuo amico blu? Sì, blu e rosso. Stai zitto, razza di ciccione ambulante. Non è ancora giunto il momento di presentarti. Dunque, mettiti là dietro e aspetta. Stavo dicendo, quindi, cari bambini e patatini e bambolini e bamboloni. Ma insomma, Balù, vuoi farmi presentare questa storia a Cibervolino? Il tempo stringe e siamo nei pressi della giungla, care signori e signori spettatori, dove tutto è così spaventosamente improbabile. Ci sono serpenti, lupi, scarafaggi, ma quali scarafaggi, Balù? Insomma, mi fai pure sbagliare, statene zitto e cuccia. Cuccia? Ma quale cuccia, mica sono un cane? No, è vero, non sarai un cane, ma sei invadente come un cucciolo di 2 mesi che vuole sempre giocare. State zitto! Dicevo, ragazzi, scusate le continue interruzioni del mio amico, l'orso più mattacchione tra i personaggi di questa favola. Perché di fiaba si tratta, sapete? Questa è la fiaba di Mowgli, il cucciolo d'uomo rimasto povero orfanello dopo che la perfida tigre Shere Khan si è pappata i suoi genitori. Quella brutta scaccolona! Ma quale scaccolona, brutta? Ti lasciare zitto! E poi non ti dico le parolacce! Ma quali parolacce? Ho detto solo scacco! Scacco! Scaccomatto! Sì, scaccomatto, finiscila! Va bene! Bravo! Grazie! Bene! Benito, dai! Hai finito! Cocorito! Ancora! Io ti chiedo ancora! Le tue mani ancora, il tuo corpo ancora. Vai giù, Balù, basta! Pasta, riso, patate e fagiolini con il ketchup. Ma che schifo! Lascia queste schifezze agli esseri umani e soprattutto lasciami... Beh, cari bambini, il piccolo cucciolo d'uomo Mowgli venne così adottato da una famiglia di lupi, Rama e Rasha. Che succede adesso? Inuyasha, c'hai rasta, Inuyasha, c'hai rasta. Ma quale Inuyasha, c'hai rasta? Ho detto Rasha, la mamma di Mowgli, la lupa adottiva. Mamma mia, ci stai zitto. Oh, sante robe. Mi fa anche perdere il filo del discorso. Ah, dicevo Rasha. E non Rasha, Inuyasha con i rasta. Rasha, Rasha, che è la lupa madre adottiva di Mowgli. Dunque, prese con sé il piccolo incarico. Mi presento, sono la pantera Bagheera e sono, sì dal caso, il migliore amico di Mowgli. No, razza di micione troppo convinto, arrogante! E io sono il migliore amico di Mowgli! No, solo io! Tu sei solo un bimbone troppo cresciuto! No, io, razza di gattone strapazzo! E io, detto io! Mowgli, no, io! Sono io il tuo amico! Eccoli là, come al solito sono sempre a litigare, litigano sempre. Ciao bambini, il mio nome è Mowgli e sono il protagonista di questa storia. Stiamo cercando di raggiungere il più vicino villaggio degli uomini, ma io, sapete, non ci voglio andare. Io voglio restare nella giungla. Yeah, puoi dirlo forte, baby! E vai, attacca papà orso! Ci basta un po' che briciola il nostro cuore indispensabile e i tuoi malati puoi dimenticare! Come al solito non fanno altro che prendere sotto gamba la situazione. Ah,
ma io non do certo colpa a Mowgli. Non c'entra proprio nulla. È quel buon a nulla di un irresponsabile che fa di tutto per rendere questa missione impossibile. Baloo! Avanza strisciando, mio scrupoloso rettile. La mia sinusite. Fregati, sottospecie di lombrico. Ma che insolenza! Io sono solo una serpe. Non mi interessa di cosa sei. Che cercherò quel cucciolo da solo, allora. Siete proprio sicuro? Non sono mai stato così sicuro. Non sento nulla di quanto dite. Da questa parte? Allora forse da questa. Allora strisciala, strisciala, strisciala. Io sono Boo, e che sarà Boo. You bubbles come do where it kiss and I'm all. Oh, you may listen, uomo, uomo, andando giù in città. Sentirmi tra i miei simili, una celebrità. Bambini, quanti cuccioli d'uomo che vedono le mie pupille dilattate. Wow! Per tutte le scime cappuccine, paura pazza, Shere Khan, qual buon vento ti porta? Voglio, le mie orecchie hanno sentito che stai cercando anche tu il cucciolo d'uomo. Ma insomma, ma si può sapere dove si sono cacciati quei due fannulloni? Ecco un dubidu, soltanto un dubidu, insomma un dubidu, dubidu, scubididu. Ecco! Hai finito? Ciao Maggie, come butta la giornata? Dov'è Mowgli? Chi? Cosa? Mowgli! Baloo, Mowgli! Ti avevo detto di starci attento! Cosa? Attento? Io? Mowgli! Oh, ma certo, Maggie! È proprio qui, eccolo, dietro di me! Ops! Mowgli? Mowgli? Se insomma, per l'ultima volta, dov'è Mowgli? Come ti stavo dicendo, Maggie? L'ho perduto! Che cosa? Allora, non c'è nulla da perdere! Sbrighiamoci! Avanti! Oh, ingoiare tutti i denti a quella sottospecie di scimmia maestrata, a quella carogna! Aspetta, Baloo! Dobbiamo prima formulare un piano, dove corri? Aspetta! Vieni qua, torna dietro! Grazie.
car cucciolo d'uomo ancora ipnotizzato, stai! Dove mi trovo? Uè, uè, uè! Mica avrai perso la memoria, spero! E tu chi sei? Re Luigi, figliolo, ti insegnerò il segreto per stare nella giungla! Cosa? Restare nella giungla? Tu dici che c'è un modo? Il capo di Lupi Achela dice che non c'è soluzione per scampare dalle grinfie di quella stupida tigre. Ma bravo! Oh! Sarti, Lupi! Non mi ero raccomandato dopo averlo trovato di farmelo portare da me? Hai perfettamente ragione, tigre, ma io non ho saputo resistere. Volevo sapere il segreto del fuoco. Comunque era qua, proprio adesso, lo giuro. Giurare non mi basta. Ora te lo sei fatto scappare e io non ci sto. Hai firmato la tua condanna. Oh no, lasciami andare, dai, ti prego. Ti canto una bella canzoncina. Cosa mi prendi a cagino? Vieni qua, mazzo di Bertuccio. Aiuto, pietà, vostro maestà, pietà. Vieni qua. Sembrato di sentire un rumore. Forse sarà Mowgli. Bambini, lo avete visto? È lui, è Mowgli, bambini. No. Cosa? Come sarebbe no? E chi è lo? Chi? No. Ma dove? Ma io non vedo proprio nessuno, bambini. Ma la sotto. Ma da che parte si trova? Dove? Ma cosa, ma io non vedo nessuno, bambini. Ma cosa state dicendo, bambini? Non c'è nessuno! Ma dove? Madonna, pessima massa di pelle! Adesso te la farò pagare cara! Lasciami! Lasciami andare! Alzami! Ora vediamo quanto ci tengono a te i tredicenti! Dietro queste frasche si trova il più vicino villaggio degli uomini. Che lo vogliano o no, di qua dovranno passare per forza. E se vogliono salvare il loro amico orso, dovranno prima passare sulla mia furia incontrastata. Ma che cosa è successo, bambini? Avete visto qualcosa? Come? Mowgli! Che paura! Dannata tigre! Libera subito Baloo e Mowgli! Sono spiacente, Bagheera, ma è già tanto se non me li sono già pappati tutti e due! E quindi? E quindi risposta sbagliata! Quella dannata bestia! Mi ha ridotto a uno straccio, ah, ma io mi vendicherò, basta solo che riprendo le mie forze e poi gliela farò vedere io quella babbiola. Ma c'è ragione, e se prima volevo imparare a fare il fuoco, adesso lo voglio ancora di più. Rinuncia, non puoi, nessuno te lo insegnerà, casa mia. Sito, hai sentito? Che cosa? Casa mia, voglio aver una casa mia. Ma che? Un cucciolo d'uomo femmina? Sì, un cucciolo d'uomo femmina. Sì, una del villaggio. Di sicuro lei saprà come fare il fuoco. Sì, ma aspetta solo un momento. Che cosa hai in mente di fare? Io quella adesso me la pappo. Ah, sì? Beh, allora se te la vuoi pappare, becca di questa. Aia, fermati! No, lasciami! La mia sì, non sente! Questo e quest'altro! Mentre accacciava mio padre, mamma in casa a cucinar, io che ancora son piccina, alla fonte devo andare a prender l'acqua, finché donna io sarò, fino a che crescerò. Come? Ma mi è sembrato di sentire un rumore. Cosa? Devo stare attenta. Ma cosa dite? Io devo andare alla fonte. In particolare,
c'è un cucciolo d'uomo in pericolo. Lo tiene prigioniero una brutta tigre. Un cucciolo d'uomo, hai detto? Esattamente. Adesso tu mi dovrai insegnare il segreto del rosso fuoco, perché è l'unico modo per liberarlo. Quella tigre è terrorizzata dal fuoco, capisci? Sì, 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 capisco. Lasciami solo un attimo catalogare bene la situazione. Beh, sì, lo conosco il segreto del fuoco. Ah, sì? Come sarebbe a dire? E come si fa? Dimmi presto, dimmi, dimmi! Aspetta, calmati. Guarda, è semplicissimo, dunque. Vediamo. Ah, sì, ecco, guarda. Basta prendere queste due pietre, sfregarle, così, l'un l'altra, e il fuoco è fatto. Ma pensa un po'! Sfregare due sassi? Oh mamma mia, pensate, chissà che mi credevo! Attento però a non incendiare l'intera foresta. Ma tranquilla, il mio scopo è solo quello di bruciare la coda a quell'orribile tigre. Aspetta, non te ne andare, dimmi, come si chiama quel cucciolo d'uomo? Si chiama Mowgli. Puoi solo dirgli una cosa quando lo vedi? Sentiamo, dai, sbrigati, forza! Digli che Shanti lo sta aspettando al villaggio degli uomini. Shanti? Sarebbe il tuo nome? Sì, esatto. Molto bene, regina del fuoco. Adesso smamma, sciò, sciò. Pussa via, gli dirò tutto quanto appena lo vedo, se lo vedo. Va, forza, adesso devo solo aspettare che venga quella tigre. Così siamo a posto. Quella simmia brutta zizzona vuole bruciacchiarvi la coda. Cosa? Ma di che parli? Come sarebbe la coda? E di chi parli, di Luigi? Sì, 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 esatto, proprio di lui. Scappate adesso, presto. Ma sei forse impazzito? Io non scappo davanti a nessuno. Sfrega, sfrega, sono sfrega, stato sfrega. Che cos'è questo odore? Da dove proviene? No, 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 sta bruciando tutto. Aiuto, aiuto, si sa di chi può, no? La mia povera coda, aiuto. Aiuto. Accidentaccio. Forse ho esagerato un po' troppo. Sta bruciando tutto quanto. Accidenti! Sta bruciando il bosco! Che succede? Presto! Non c'è tempo da perdere! Libera il cucciolo d'uomo e digli che al villaggio degli uomini c'è una certa scintilla, sciantizza, scianta, che lo aspetta, insomma. Corri, io me la squaglio da qui, prima che mi prenda fuoco anche la mia di coda. Ho imparato a fare il fuoco, yeah, adesso lo so far. Non posso crederci. Quella scimmia si è liberata più utile di quanto dava vedere. Mowgli! Mowgli, dove sei? Mowgli! Oh, Bagheera! No, se n'è andata quell'orribile tigre! Oh, sì, sì, ma scappiamo adesso! Non c'è tempo da perdere! Presto! Presto, corri, corri! Presto, presto! Oh, oh, yeah, yeah, yeah.